Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il 27 giugno si è tenuto un party di beneficenza a Milano, organizzato dal settimanale Chi, al quale hanno partecipato diversi ex concorrenti del Grande Fratello. Il direttore del giornale, Alfonso Signorini, è anche il conduttore del reality, quindi non poteva mancare all'evento. Tuttavia, il gesto di Beatrice Luzzi ha scatenato polemiche e discussioni. Il Grande Fratello 2024 è stato vinto da Perla Vatiero al centro delle dinamiche per la sua relazione altalenante con Mirko Brunetti. Nonostante i due siano tornati insieme, i contrasti con Beatrice Luzzi hanno infiammato la casa quest'anno. La Luzzi è stata definita la vincitrice morale del programma. Durante il party di beneficenza, Beatrice Luzzi ha dimostrato chiaramente il suo astio nei confronti della coppia, cambiando addirittura scompartimento sul treno per evitare di incontrarli. Nonostante la sua presenza all'evento fosse attesa, ha preferito evitare il contatto con Mirko e Perla. Su Instagram la Luzzi ha condiviso alcuni dettagli sul viaggio fino a Milano Marittima per il party, sottolineando il suo cambiamento di scompartimento per ovvi motivi. Sembrerebbe che nel suo scompartimento ci fossero già Mirko e Perla, quindi ha preferito cambiare posto per evitare un confronto diretto. I rancori tra i concorrenti del Grande Fratello sembrano essere ancora vivi, con Beatrice Luzzi che aveva già polemizzato sul fatto che Mirko fosse apparso in copertina accanto alla vincitrice, nonostante fosse stato eliminato dal gioco settimane prima. La tensione tra i tre sembra essere ancora palpabile, nonostante il tempo trascorso.